Super Sport News, edizione flash, informazione sportiva in 90 secondi. Non passa la paura a terrorismo in Europa e nel calcio, con l'ultimo blitz nella notte a Saint-Denis e le due amichevoli cancellate nella serata di martedì, prima Belgio-Spagna, Bruxelles e poi Germania-Olanda ad Hannover, match annullati a causa di minacce terroristiche e un allarme bomba. Messaggio positivo arriva però da Wembley, dove prima di Inghilterra-Francia, 2-0, tutto lo stadio intona la marsigliese. L'inno francese suona anche a Bologna, dove in un clima teso e triste l'Italia pareggia 2-2 con la Romania. Se Citi Conte può sorridere per il gioco espresso, non può fare altrettanto per una difesa molto incerta e una vittoria in rimonta sfuggita negli ultimi minuti di Marchisio e Gabbiadini, le due reti azzurre. E intanto, dopo Irlanda e Ungheria, Svezia e Ucraina sono le ultime due qualificate a Euro 2016. Una doppietta di Ibrahimovic trascina gli svedesi nel 2-2 con i cugini della Danimarca. Jarmolenko salva gli ucraini per l'1-1 decisivo in Slovenia. La pagina calcistica si chiude con le qualificazioni mondiali, riscatto Argentina che passa in Colombia 1-0 grazie al gol di Biglia, mentre sono travolgenti Brasile e Uruguay, verde oro 3-0 sul Perù e stesso punteggio per la Celeste sul Cile, nel girone comanda a punteggio pieno l'Ecuador. Gli altri sport si aprono con il lutto che ha colpito il mondo del rugby, a soli 40 anni infatti si è spenta la leggenda della palla ovale, John Alomu, il campionissimo neozelandese che da anni soffriva di un grave problema ai reni e nel 2004 aveva subito un trapianto. L'Omu aveva assistito in tribuna al trionfo mondiale degli All Blacks e da qualche giorno era rientrato con la famiglia ad Auckland a piangerlo e tutto lo sport mondiale. Per il tennis, l'ATP World Finals, dove Roger Federer nel secondo match del gruppo Smith supera in 2-7, 7-5, 6-2 il numero 1 del mondo Novak Djokovic, per lo svizzero un match praticamente perfetto. Nel doppio nulla da fare per i due azzurri in gara, Bolelli e Fognini infatti sono battuti 6-3, 6-2 anche dai fratelli Bryan e vengono così eliminati dal torneo. Infine l'NBA con la 12ª vittoria consecutiva di Golden State. I Warriors battono 115 a 110 Toronto Raptors, trascinati da Super Curry, 37 punti e 9 assist. Serata magica anche per il nostro Gallinari, che realizza 32 punti nella vittoria di Denver, 115 a 98 su New Orleans. Per Super Sport Network, Marco Terrenato.